Ciao a tutti ragazzi, sono Adri e bentornati sul mio canale. Siamo tornati con i pronostici come un turno di campionato. Si riparte dall'Inghilterra, Chelsea, Manchester United. Dopo la pareggina di cui abbiamo sofferto nei pronostici di nazionale, speriamo questa volta di rifarci. Non sono in differita, niente di che. Sono totalmente in diretta. Cioè, ho un pad rosso solo perché alla sinistra mi si inceppava. Chelsea United. Il sondaggio l'ha vinto veramente di pochissimo, ragazzi, il Chelsea, quindi utilizziamo la squadra di Sarri, per fortuna perché è più forte. Seppur il Manchester United non sia mal dotato, abbiamo un 85 di attacco pari, poiché noi siamo upgradati col Chelsea, un centrocampo di 84 pari pure quello, mentre andiamo a 83 noi in difesa e loro downgradati a 79. Passiamo senza tanti discorsi da facecam, andiamo a farci la formazione. Abbiamo Kepa 85 in porta, Alonso sulla sinistra, David Luiz, Rudiger, Saito 83 e preferito a Christiansen, mentre Azpilicueta 86 ci regala la fascia sinistra, Kante 89, Jorginho 84 con Kovacic 83. Possibilità anche di vedere Fabregas comunque. Hazard 94 ragazzi. Giroud 82, che il pro facciamo giocare Morata, e a destra io preferisco Willian. In panchina, vediamo chi portare. Non ho minimamente. Sì, c'è Van Ginkel che lo porta al posto di Moses. Del resto, ragazzi, va bene così. Adesso poi vedremo anche la formazione loro. Che ci farà formazione del Manchester United a partita iniziata. C'è questo esercizio che mi sembra piuttosto semplice, però non ho ancora capito come farlo. Mi dicono continua così, però ho solo 4 tentativi. Ok, basta dribblare questi cosi. Forse ce la posso fare. Non mi sembra così difficile come cosa. Sì, tricolore da fuori. Ok, pronti a goderci tutte le. Come si chiamano? Le atmosfere, tutto l'intro Siamo pronti, questa è della l'Old Trafford Premier League che Bridge. abbiamo, Pronti tra per il l'altro, anche match? già Un saluto da parte di Piero Ciano. pregustato Nell'ultimo nell'amorfo giro di partita, i episodio United sono di stati caratterizzati da un comportamento non Liverpool City, esattamente British dei finito giocatori, come 1-1. Mourinho, con scambi di battute Con in gol di Salah stile e di Conte e Sterling. ovviamente Per Mourinho con lo special one che non ha ora siamo prestato. secondi, anzi primi, al 4-0 pari punti col sfruttò City. l'esultanza Il United è tecnica ottavo, rosa, ha vinto 4 sfogliando partite, ne ha l'ilarità pareggiato una, ne ha della perse sfida 3, che non tra cui c'era un solo qualcosa da clamorosissimo, dire. Vedrà neanche subito che clamoroso, però intanto insomma, atteso chi diciamo arriva, l'aspettato sono stato 3-0 contro il esaurito, Tottenham in casa. È stato già sono buttato stato fuori dalla Carabao sicuramente William. Cup, per mano del Derby Vediamo la County, formazione di e partenza che del oggi ci Chelsea. speriamo Quattro possa contare una serie difensori negativa. scelto dall'allenatore per questa Siamo già partita, visti Kepa, Azpilicueta, Rudiger, Rudiger, David Saito, Luiz, Alonso, centrale, e Ovren, Kanté, rapidità del Jorginho, sistema Kovacic, difensivo che contro poi Mourinho, diventerà Fabregas, mettere in Willian, difficoltà Morata il e difensore Hazard. avversario. I sostituti Pedro, Giroud, Van Ginkel, Fabregas, Barkley, Christensen e Caballero. Divisa rosa per United perché giocare con la divisa rossa, diciamo, non. L'idea non mi gustava più di Vediamo tanto. in campo la Loro formazione del invece Manchester United. hanno De Gea in Scende in porta, campo col 4-3-3, Valencia, attacca a sinistra, Smalling, mette in posizione Lindelof e Albettini Shaw in all'angolo difesa, sinistra. difesa molto più scarsa della nostra, Interessante, Fred, Hazard, Matic, Saito. Pogba a Sarebbe centrocampo, risultato uno più decisivo alla alto fine dell'altro, Lingard, nell'ultima delle Lukaku e reti. Sanchez. Davanti, da assolutamente non sottovalutare, ragazzi, due squadre che secondo me sono alla pari. Sta Un pareggio colpendo, sta sarebbe funzionando veramente all'interno giusto, però, e forse comincia ad andare un po' stretto come dico il sempre, potere del FIFA Chelsea. lo Stiamo conosciamo notando una tutti, ripresa quindi dell'intenzione della società di aumentare testa le sulle capienze del spalle e stadio, ma proviamo a finora vincere. tutto tace. Jorginho, Morata, Morata, Hazard ci prova Hazard, subito. immobile Parata di laterale De Gea, in rete. calcio d'angolo. Per ora la partenza Manca mi ancora piace, Morata.
Non ha ancora toccato palla. Il City palla dietro, c'è David Luiz, però viene messa fuori. Sanchez sulla sinistra, attenzione. Allo United, cosa fai? Fuori gioco. Pensavo fosse rigore, ragazzi. Mi sono veramente... Mi sono fatto male, anche perché il volume della divisione è veramente basso, per non confondere gli audio, visto i danni che abbiamo fatto al mondiale. Valencia perde palla. Hazard. Dentro c'è Morata, ancora messo fuori. Però si sta risvegliando il Chelsea. Willian Azpilicueta. Non trova Varchi. Kovacic. Si affidano alla circolazione di palla. Tiki taka per creare gli spazi. Jorginho. Willian. Dentro, dove c'è Kanté. Golo. Kanté. 1-0. Cross. Da dentro la di Willian. Ha fatto una finalizzazione a tempo veramente pessima. Ma Kanté l'ha messa al 29esimo. Golo Kanté. Andiamo così. Filtrante. Spunta Willian. Guardate qua che tiraccio che ha fatto. Cioè, dico sempre, sbaglio. A volte fanno dei tiri perfetti, i portieri fanno delle parate bagatissime, cosa che succederà anche nel corso di questa partita, cosa che non è da assolutamente escludere. Però siamo riusciti a portarci in vantaggio con un Kanté. Ragazzi, sembra un bambino. Il numero 7 del Chelsea porta in vantaggio i Blues e si va sull'1-0. Willian ancora il cross dentro! Mamma mia, chi è stato Alonso? Ci è andato veramente vicino! Ci è andato veramente vicino, ma ormai si sa che quando... Che per portare su 1-0 FIFA ti deve fare veramente i regaloni, ragazzi. Forse se questa azione avesse fatto United, sarebbe 99% dei casi finito in porta. Questo tiro, bel recupero, Morata... Devi partire, Morata, devi partire. Non puoi stare lì ad aspettare che chiami l'inserimento. Willian. Niente, non va. Calcio d'angolo al 41esimo. Ottima prova dei Blues di Sarri per adesso. Poi voglio vedere la faccia di Sarri prima o poi. Al cross, ribattuto. Kanté, l'autore del gol. Va da Hazard, che mette un cross. Forse un fallo di mano, ma si gioca. Dentro, niente da fare. Si riparte, Kovacic. 43esimo, Kanté, Alonso, Willian, De Gea, grandissima parata, grandissima parata. Speriamo di andare a riposo in vantaggio, speriamo. Palla dentro, Rudiger, ancora di testa a sfiorare il 2-0. Tre occasioni veramente nitide, ragazzi, per andare sul 2-0. Partita che per ora, ho detto, che mi sta piacendo. C'è ancora non una montagna, ma un pianeta intero da scalare. Però speriamo di essere partiti col piede giusto. Col piede giusto. Willian al cross dentro. Che ciabattata! Che ciabattata di Hazard. Rinvio per De Gea. La cosa buona è che si va a riposo. In vantaggio ormai, credo, 47-15. Oddio. Oddio, no, no, bravo Jorginho. E si va a riposo in vantaggio col gol di Kanté. Il gol, diciamo, tiro più strano, è stato insaccato. Lo United, a parte con un fuorigioco, però non si è visto. 3 tiri in porta a 0, 6 tiri in porta, cioè 6 tiri a 0 totali. Siamo sulla difensiva e adesso, ragazzi, però è una partita che ci può stare e mi piace alquanto. Speriamo che il secondo tempo possa regalarci, come dicono loro, ancora di più. Palla dentro, bravo Kepa, molto più debole di De Gea, però per adesso molto meno impegnato rispetto al portiere spagnolo. Regalami un contropiede, regalami un contropiede. No, ma perché sbagliano? Cioè, la causa del contropiede avversari è sempre il tuo passaggio completamente sbagliato. Sbagli, chi lo deve ricevere? Non capisco proprio perché... Poi 19 abbia messo questo glitch, spero che lo riparino. Attenzione Pogba. No, non possono fare con la prima tiro in porta, non possono fare con la prima tiro in porta. Kanté che recupero. Kanté che recupero, c'è addirittura rimessa al fondo. Benissimo.
Matic. Ecco Pogba. Pogba fa dentro Lukaku, rovesciata, Kepa! 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 Kepa, primo tiro in porta però di loro, eh. Triplo cambio, fuori Morata, Kovacic. E David Luiz dentro Giroud, Fabregas e Christensen. Rivoluzione totale. Rivoluzione totale, ultra difensiva. E adesso proviamo a difendere Kepa. Kepa, 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 Kepa. Palla sulla destra di Lukaku per Fellaini. Che va il cross. Ancora. Kepa. Arrizabalaga. Fabregas. Giroud. Posizione regolare, messo a terra. Non c'è niente, ovviamente. Ha potuto fare tanto su quella palla lì. 90esimo, non possiamo prendere gol adesso. Sarebbe totalmente immorale per quel che abbiamo costruito questa partita. Marzial destro, Kepa! Che sberla al volo! Perché ha perso il marcatore ancora Kepa? 92esimo tempo scaduto, fischia, 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 fischia! Perché hai perso Rudiger il marcatore così? Perché? Perché? Finisce 1-0, segna Angolo Kanté. Va bene così. A FIFA 19 è impossibile segnare più di un gol. Va bene. 1-0. Abbiamo sprecato tantissime occasioni. E ragazzi, che dire? Al 28esimo risolve Kanté. Noi ci vediamo con il pronostico, ragazzi, forse della partita più importante del mese, che è il derby della Madonnina domani. Poi io dico domani inteso sabato, però poi c'è da vedere anche come sono messo con tutto il resto delle cose. Tra l'altro, 4 tiri in porta, 3 per United, cioè hanno ricordato tutti i tiri in porta nel secondo tempo. Il secondo tempo non ci hanno fatto tirare, però ragazzi, secondo me anche per punto di vista dell'occasione ce la siamo pienamente meritata. Lasciate like, iscrivetevi ragazzi al canale, che per me, sapete, è una cosa che cui tengo veramente tanto. Noi ci vediamo lo prima possibile con un nuovo pronostico domani, Milan-Inter, anzi Inter-Milan, in cui io sarò dalla parte dei rossoneri. Ciao a tutti ragazzi, grazie alla visione, ci vediamo, ciao!